Dal libro della Genesi, Caino e Abele. Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse: Ho acquistato un uomo grazie al Signore. Poi partorì ancora Abele suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: Perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai. Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: Dov'è Abele tuo fratello? Egli rispose: Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello? Riprese: Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Disse Caino al Signore: Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra, e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma il Signore gli disse: Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché nessuno incontrandolo lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden. La discendenza di Caino. Ora Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch, dal nome del figlio. A Enoch nacque Irad. Irad generò Mecujael, e Mecujael generò Matusael, e Matusael generò Lamech. Lamech si prese 2 mogli, una chiamata Ada e l'altra chiamata Silla. Ada partorì Jabal. Egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende, presso il bestiame. Il fratello di questi si chiamava Jubal. Egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Silla, a sua volta, partorì Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. La sorella di Tubal-Cain fu Naama. Lamech disse alle mogli: Ada e Silla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfitura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Set e i suoi discendenti. Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set, perché, disse, Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso. Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. A quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore. I patriarchi prediluviani. Questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Maschio e femmina li creò, li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno in cui furono creati. Adamo aveva 130 anni quando generò un figlio a sua immagine, secondo la sua somiglianza, e lo chiamò Set. Dopo aver generato Set,
Adamo visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Adamo fu di 930 anni. Poi morì. Set aveva 105 anni quando generò Enos. Dopo aver generato Enos, Set visse ancora 807 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Set fu di 912 anni, poi morì. Enoch aveva 90 anni quando generò Kenan. Enos, dopo aver generato Kenan, visse ancora 815 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enos fu di 905 anni, poi morì. Kenan aveva 70 anni quando generò Mahalalel. Kenan, dopo aver generato Mahalalel, visse ancora 840 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Kenan fu di 910 anni, poi morì. Mahalalel aveva 75 anni quando generò Yered. Mahalalel, dopo aver generato Yered, visse ancora 830 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Mahalalel fu di 895 anni, poi morì. Yered aveva 172 anni quando generò Enoch. Yered, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Yered fu di 962 anni, poi morì. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio dopo aver generato Matusalemme. Visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso. Matusalemme aveva 187 anni quando generò Lamech. Matusalemme, dopo aver generato Lamech, visse ancora 782 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Matusalemme fu di 969 anni, poi morì. Lamech aveva 182 anni quando generò un figlio e lo chiamò Noè, dicendo: Costui ci consolerà del nostro lavoro e dalla fatica delle nostre mani, a causa del suolo che il Signore ha maledetto. Lamech, dopo aver generato Noè, visse ancora 195 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Lamech fu di 777 anni, poi morì. Noè aveva 500 anni quando generò Sem, Cam e Jafet. Figli di Dio e figlie degli uomini. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli a loro scelta. Allora il Signore disse: Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. C'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi.